Animal Lawyer, lo spazio dedicato al diritto animale. Insieme a Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale OIPA Italia, trattiamo le questioni legali legate alla tutela degli animali e del loro rapporto con l'uomo. Solo su Uslo Web Radio. Eccoci qua, benvenuti a questa prima puntata del nostro spazio dedicato alla tutela dei diritti animali. Parleremo quindi di tanti argomenti chiaramente che interessano animali, attenzione, non soltanto animali domestici, ma diciamo animali di tutti i tipi. Mi piace infatti sottolineare che OIPA Italia, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, con la quale io ho la fortuna di collaborare come avvocato, si occupa della tutela degli animali a 360 gradi, in Italia e anche in alcuni paesi all'estero. Allora, comunque, iniziamo subito dal nostro primo argomento. Oggi parliamo di abbandono di animali, che come ben sappiamo è, per fortuna, sottolineiamo, è un reato appunto previsto dal nostro codice penale. In particolar modo l'articolo 727 prevede che chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Il secondo comma prevede che alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Ecco, qui io apro e chiudo brevemente una parentesi. Diciamo che parlo a nome un po' di tutte le associazioni animaliste. È da tempo che chiediamo al legislatore di mettere mano su questo articolo e non soltanto, infatti in altre puntate andremo a vedere altre diciamo, tipologie di reato, dall'uccisione al maltrattamento degli animali. Chiediamo che ci si metta mano, nel senso che vengano aumentate le pene. Perché oggigiorno, e non soltanto oggigiorno, ci rendiamo conto che soggetti che possano effettivamente arrecare malessere a un animale di fatto possono essere potenzialmente pericolosi anche per l'essere umano, e non lo dico io appunto come avvocato, ma ci sono tanti studi, anzi vi invito ad andare a visitare il sito dell'associazione Link Italia, gestita dalla dottoressa Francesca Sorcinelli, che si occupa di gestire e raccontare casi relativi a maltrattamento che si è verificato su animali correlato a maltrattamento verificato sulle persone all'interno di situazioni familiari, nei confronti non soltanto di donne ma anche di uomini. Chiudo quindi la parentesi, insomma speriamo che in quest'anno, se non nel prossimo forse, si possa mettere mano con un aumento delle pene. Allora, andiamo ad analizzare questo reato che, diciamo, sembra molto semplice, però racchiude veramente tante tante fattispecie. I giudici, diciamo che spesso si trovano a dover affrontare casi di questo tipo, perché sono diverse le segnalazioni che possono appunto pervenire per questioni di abbandono o detenzione non compatibile di animali. Una sentenza piuttosto recente, Cassazione Penale numero 6609 del 2020, con la quale è stata confermata la condanna per il reato appunto di abbandono di animali nei confronti di due soggetti, un uomo e una donna, ex coniugi, alla pena ciascuno di 800 euro di ammenda con i doppi benefici di legge per entrambi, per appunto la condanna per aver abbandonato, legandolo a un palo all'interno di un presidio sanitario, il bulldog, proprietario in realtà di entrambi gli ex coniugi, dotato di microchip. Allora, raccontiamo un attimo il fatto. Ci troviamo appunto a Ischia. Questo bulldog, intestato in realtà all'ex marito, di fatto comunque era un cane gestito da entrambi. Cosa succede? L'uomo deve allontanarsi dall'isola per motivi di lavoro e quindi contatta la ex moglie invitandola a prendere il cane, come di fatto diciamo facevano nei momenti in cui c'era bisogno. In realtà, questo è emerso chiaramente in sede processuale, la donna non sopportava il cane. Di fatto già quando la coppia diciamo era unita, la donna si lamentava per la presenza del cane in casa, insomma è emerso che la stessa non aveva diciamo delle simpatie per l'animale stesso. E che cosa succede? L'ex marito appunto la invita a prendere il cane, dovendosi allontanare per un po' dall'isola, la stessa non si presenta e l'uomo pensa bene di legare il bulldog a un palo all'interno in realtà di un presidio sanitario appunto presente in un paese dell'isola. Per fortuna il cane, che appunto non viene purtroppo ritirato dalla donna, viene diciamo trovato comunque
osservato da un dipendente di questa struttura, il quale lo prende proprio fisicamente in quanto era legato al palo, lasciato incustodito per ore, legge il microchip e identifica l'uomo. Viene contattato il proprietario, questo si trova lontano per motivi di lavoro e appunto fa presente di non potersi recare per il ritiro dell'animale, e in questa situazione viene appunto comunicato che lo stesso era stato affidato appunto alla ex coniuge. Insomma, scatta la denuncia. Appunto, come vi dicevo, in occasione del procedimento emerge che effettivamente i due ex coniugi non avevano mai messo nero su bianco un eventuale accordo di gestione dell'animale una volta cessato appunto gli effetti del matrimonio. Tuttavia emerge comunque la prova che lei stessa aveva comunque una posizione di garanzia, in quanto le era stata richiesta la gestione dell'animale nonostante non ci fosse l'intestazione del microchip. Anzi, magari poi un giorno tratteremo anche questo argomento, appunto il microchip dei cani, che adesso in alcuni casi è obbligatorio anche per i gatti. E ve la faccio breve, in poche parole. La Cassazione conferma appunto la condanna nei confronti di entrambi, appunto perché corresponsabili. L'uomo perché di fatto comunque aveva abbandonato il cane legato a un palo, incustodito per ore, e soprattutto gli viene comunque imputato il cosiddetto dolo eventuale, che è ben possibile una contravvenzione. Il 727 infatti è una contravvenzione che è punibile sia per colpa che per dolo, e il dolo può avere diverse sfaccettature. In questo caso la Cassazione ha ritenuto effettivamente sussistere il dolo eventuale, perché l'uomo, ben conoscendo il non amore che l'ex coniuge provava nei confronti del cane, si era di fatto sapeva e conosceva bene il rischio che la stessa non sarebbe andata a prendere il cane, e ha accettato questo rischio lasciando l'animale incustodito con tutte le conseguenze che poi ci possano essere, che per fortuna nel caso specifico non si sono verificate. Quindi per questo lui viene tenuto responsabile. Responsabile anche la donna, che, come vi dicevo, pur non essendo titolare, chiamiamolo proprietaria formale dal punto di vista legale dell'animale, poiché è appunto non titolare del microchip, comunque viene ritenuta responsabile, in quanto la stessa, nonostante fosse stata comunque investita di questa richiesta di custodia, non si era presentata e sapeva che il cane era stato lasciato legato a un palo e aveva accettato la situazione. Ecco, questa è un evento molto molto importante, perché comunque si avviene sicuramente riconosciuto, come già fior fior di giurisprudenza, la sussistenza del dolo eventuale in situazioni di questo tipo. Quindi, come vi dicevo, anche l'accettazione del fatto e del rischio e di tutte le conseguenze, e anche la corresponsabilità della donna, che, vi ripeto, non è comunque proprietaria effettiva dell'animale, ma proprio perché il 727, come vi ho citato prima, appunto prevede che chiunque può essere ritenuto responsabile. Quindi, insomma, non bisogna per forza avere una determinata qualifica. Ecco, come vi dicevo, ci sono diversi precedenti giurisprudenziali in tema appunto di abbandono di animali, e diciamo che la giurisprudenza, possiamo dire, è piuttosto oscillante, perché in passato ci siamo trovati anche delle decisioni appunto arrivate fino in Cassazione, mediante le quali in realtà non veniva riconosciuta una responsabilità penale nel momento in cui un animale, seppur domestico, quindi abituato all'uomo, anzi dipendente dall'uomo, non potendo vivere autonomamente perché appunto addomesticato, non ha ritenuto appunto sussistere una responsabilità nel momento in cui l'animale veniva magari lasciato in una situazione comunque di sicurezza. Vi faccio l'esempio: il cane, per esempio, o anche il gatto, che viene di fatto abbandonato presso una pensione. Quante volte magari non si è sentito ai telegiornali, o magari anche da qualche caso seguito dai clienti di pensioni, un gestore di una pensione di cani che tiene magari un cane per le vacanze o per un certo periodo di tempo e non sente poi più il proprietario, cioè questo smette di pagare il canone mensile per la custodia dell'animale e non viene neanche più a ritirare il cane. Qua diventa un problema, perché effettivamente è vero, si può ravvisare comunque una forma di abbandono, cioè comunque un legame affettivo tra l'animale e la persona stessa, però la finalità, quella appunto del reato di abbandono di animali, in realtà per il momento almeno, o non in maniera palese, non tutela il rapporto affettivo, ma proprio il fatto che un animale appunto domestico di fatto viene abbandonato e non può più provvedere autonomamente alle proprie necessità. Indi per cui, vi ripeto, ci
sono stati dei casi, devo essere sincera, rari, ma comunque che sono esistiti, che nei quali appunto la giurisprudenza ha ravvisato non sussistere una responsabilità nel momento in cui l'animale si è abbandonato, però veniva lasciato nelle cure di una persona o comunque una struttura che ne potesse provvedere, rimandando pertanto tutto in ambito civilistico, quindi chiaramente di un diritto, un credito da parte per esempio del gestore della pensione nei confronti del proprietario dell'animale. A parte queste parentesi, a mio parere piuttosto tristi, perché parliamo sempre dell'abbandono di una vita, abbiamo comunque anche un caso in realtà di qualche anno fa che però ha fatto, diciamo, scalpore proprio perché è particolare. Arriviamo sempre in Cassazione, la condanna nei confronti di un uomo perché aveva abbandonato un proprio cagnolino, un meticcio femmina di taglia piccola, ferita, e l'aveva lasciata di notte all'interno di una struttura dove erano presenti in realtà altri randagi che probabilmente erano stati accalappiati da poco tempo. Insomma, l'uomo l'ha abbandonata senza chiaramente informare i dipendenti della struttura in piena notte, e l'animale ferito è stato poi aggredito dagli altri cani appunto presenti nella struttura stessa, e in questo caso appunto è stato ravvisato l'abbandono da parte appunto confermato in Cassazione per aver lasciato l'animale appunto in una situazione comunque assolutamente non idonea. Ecco, come dicevamo all'inizio, questo reato in realtà interessa non soltanto, possiamo dire, animali diciamo d'affezione classici come cane o gatto, ma appunto gli animali domestici, ossia l'animale che abbia acquisito le abitudini della cattività e che non possa più vivere appunto da solo, autonomamente, che senza l'aiuto dell'uomo possa effettivamente soffrire, se non addirittura morire. C'è un'interessante sentenza di tempo fa, andiamo nel 2011, Tribunale di Voghera, sentenza, in realtà c'è stato un patteggiamento, quindi una pena concordata tra imputato e pubblico ministero, che appunto è stata accolta dal giudice monocratico per l'ipotesi appunto di abbandono di animali, con la quale appunto è stata applicata la sentenza di patteggiamento, per 8 mesi di reclusione, in quanto l'imputato proprietario di alcuni bovini, ben 22, li aveva di fatto abbandonati. Lo stesso infatti gli aveva lasciato questi 22 bovini al pascolo in delle terre di sua proprietà, però in un periodo autunno-invernale dove le condizioni chiaramente climatiche non erano assolutamente idonee agli animali, i quali avevano difficoltà nel muoversi e ovviamente nel trovare cibo. Infatti purtroppo 2 bovini sono deceduti a seguito di questa condotta. E ancora l'uomo era emerso che era stato provato in fase di indagini preliminari che non aveva dato un'adeguata quantità di foraggio a degli altri bovini detenuti presso una stalla di proprietà. Insomma, vedete bene che quindi parliamo di bovini che io tra parentesi posso dire in me, comunque sono animali da reddito, quindi che hanno una finalità appunto che possa essere di alimentazione, ma ciò non vuol dire che non debbano, seppur in maniera indiretta, essere tutelati dalla normativa. Quindi in questo specifico caso appunto che vi ho citato, che è approdato presso il Tribunale di Voghera e che comunque è un buon precedente, è stata confermata appunto la condanna per abbandono anche di questi animali, i quali chiaramente abituati non a vivere una situazione diciamo selvatica, si sono ritrovati dipendenti dall'uomo, si sono ritrovati invece in una situazione chiaramente ambientale e climatica inidonea e ovviamente non hanno avuto la possibilità di spostarsi e di poter trovare cibo a sufficienza per poter vivere. Ecco, direi che adesso sarebbe interessante andare ad analizzare il secondo comma dell'articolo 727 del codice penale che abbiamo citato nella premessa della puntata. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Sarà interessante in un'altra occasione andare ad analizzare un po' la differenza e il parallelismo con il delitto di maltrattamento di animali che è previsto e punito dall'articolo 544 ter del codice penale. Talvolta la differenza è molto sottile. Allora, la contravvenzione del 727 chiaramente può essere integrabile sia per dolo che per colpa. Riscontriamo che ci sono diversi casi in cui la detenzione appunto non compatibile di un animale non va a ricadere nel maltrattamento vero e proprio, ma in questa appunto fattispecie contravvenzionale del 727 comma secondo. Quindi in questo caso non parliamo di un vero e proprio abbandono, come vi ho spiegato prima per il caso dei bovini,
o per il caso del bulldog legato al palo, ma è una detenzione appunto diciamo trascurata dell'animale, che ovviamente però appunto gli può provocare gravi sofferenze. Vi cito un caso che abbiamo seguito direttamente come OIPA. Posso dire classico caso, perché sono tanti, del cane, di un cane tenuto in una in un luogo troppo piccolo, troppo ristretto. Talvolta sentiamo anche proprio di animali che vengono tenuti nei cosiddetti serragli, senza luce, senza possibilità di muoversi e in condizioni igieniche e sanitarie davvero precarie. Allora, andiamo a Trento, abbiamo una sentenza del Tribunale Penale di Trento, del 9 maggio 2015, numero 375, passata in giudicato chiaramente. Allora abbiamo praticamente una condanna nei confronti appunto del proprietario di un cane, un meticcio, il quale ovviamente è stato provato in sede di istruttoria tramite la discussione dei testimoni che l'animale era tenuto in uno spazio veramente angusto, non aveva sufficiente luce, soprattutto non aveva una possibilità di potersi riparare da intemperie o anche dal caldo, che è la situazione veramente peggiore per i cani, e aveva molta paura nei confronti di terzi, quindi questo faceva capire anche un distacco sociale, perché dobbiamo pensare anche a un malessere non soltanto fisico ma anche psicologico. Allora, l'imputato è stato dichiarato colpevole appunto per il reato, è previsto e punito dall'articolo 727, comma secondo, e è stato condannato alla pena di euro 2.500 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. È stata applicata la sospensione condizionale della pena e OIPA Italia si è costituita come parte civile. Anche qui sarà interessante andare un giorno a dedicare una puntata alla costituzione di parte civile delle associazioni protezionistiche, perché siamo tante che appunto nelle situazioni in cui si può ravvisare un illecito contro un animale, l'associazione comunque si costituisce proprio come parte civile per, possiamo dire, supportare la procura nella fase processuale e comunque cercare di ottenere, oltre che la confisca dell'animale se sottoposto a sequestro, anche chiaramente il risarcimento del danno subito. E in questo specifico caso appunto OIPA Italia si è costituita come parte civile, le è stata liquidata un risarcimento pari a 2.500 euro nonché la rifusione delle spese legali. La cosa molto interessante che si legge in questa sentenza, che in realtà appunto ripeto è un orientamento comunque per fortuna piuttosto riconosciuto, è interessante appunto che viene previsto il diritto di OIPA a costituirsi come parte civile a risarcimento dei danni. A questo ente infatti riconosciuto l'interesse e la tutela dei beni che la norma penale violata protegge. Ne deriva pertanto che adesso spetta la legittimazione a far valere il danno prodotto dalla lesione dei diretti interessi. Danno nel caso di specie di natura prevalentemente morale, anche che risulta addirittura dai sborsi patrimoniali, perché dovete pensare spesso che volontari delle associazioni, magari per cercare di salvare animali che sono in situazioni precarie, soprattutto magari se vengono sequestrati e vengono affidati anche provvisoriamente a persone fisiche che vengono nominate come custodi giudiziari, comunque spesso anticipano di tasca propria delle spese per le cure veterinarie. E quindi addirittura appunto viene previsto che in questo caso si parla di danno nel caso di specie di natura prevalentemente morale, senza escludersi esborsi patrimoniali, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto dallo statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione. Insomma, è bello perché in questa sentenza viene appunto confermata la legittimazione dell'associazione alla costituzione di parte civile e poi appunto alla corresponsione anche di questo risarcimento del danno pari a 2.500 euro, danno che chiaramente, rimborso economico che chiaramente verrà utilizzato, entrerà nelle casse diciamo dell'associazione e viene utilizzato per le finalità statutarie. Comunque questi aspetti appunto magari li andremo a vedere in una puntata dedicata all'intervento delle associazioni protezionistiche, io chiaramente vi parlo di quelle per la protezione degli animali, all'interno di un procedimento penale.
Vorrei concludere la nostra puntata dedicata al reato di abbandono e di detenzione non compatibile di animali, sul quale sicuramente ci torneremo perché, ahimè, tanti sono i casi, talvolta veramente molto interessanti sotto profilo giuridico, con una questione che fa molto discutere, la detenzione di astici vivi sul ghiaccio, una pratica che si vede ormai da molto tempo, non soltanto in città, ma soprattutto possiamo dire nelle zone turistiche, appunto al mare. Pratica legale? Allora, ci sono diversi regolamenti comunali che vietano la detenzione appunto degli astici vivi sul ghiaccio, con tanto di multe salate, chiaramente parliamo quindi di sanzioni pecuniarie. Nulla vieta però che si possa integrare una forma di maltrattamento, in questo caso parliamo appunto di detenzione non compatibile, quindi che ricade nel 727, comma secondo. Ci sono state delle decisioni in tal senso, appunto prevedendo la condanna, così per esempio il Tribunale di Vicenza addirittura nel 2006, quindi parliamo veramente di parecchi anni fa, e quello di Firenze nel 2014. Entrambi hanno ritenuto che la pratica di tenere astici vivi sul ghiaccio o in frigorifero con le chiele legate sia una forma di detenzione incompatibile con la natura dell'animale e pertanto che ricade nel codice penale, non si esaurisce appunto in una violazione di tipo amministrativo. C'è da dire che gli studi scientifici sono tanti, non entro chiaramente in tecnicismi perché non è la mia materia e non vorrei usare termini assolutamente errati, però è interessante comunque, volendo andare anche a fare una ricerca, valutazioni che sono state fatte se effettivamente possano provare dolore gli astici. La risposta è assolutamente sì. Ecco, è interessante, come vi accennavo, che ci sono stati proprio, a tuttora ci sono degli studi al riguardo. E vi leggo appunto uno stralcio di uno studio effettuato nel 2007, però che ancora ad oggi può essere ritenuto assolutamente valido, dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali, che è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna. E che ha messo appunto un parere intitolato Sofferenza di aragoste e astici vivi con le chele legate e sul letto di guscio durante la fase di commercializzazione, che si conclude con la seguente, diciamo, posizione piuttosto ferma. Il posizionamento di animali sul ghiaccio, anche se avvolto in sacchetti a tenuta, è assolutamente inappropriato sia come metodo anestetico che come metodo di stoccaggio. Questo, insomma, ci fa capire che non è tanto una questione etica, che comunque ognuno chiaramente è libero di fare ciò che vuole, però sempre di più, c'è da dire, sono le persone che decidono di non, uso questo termine, consumare appunto come alimentazione questo animale. C'è da dire, insomma, che anche dal punto di vista scientifico quasi ormai provato che, insomma, una detenzione di questo tipo è assolutamente inadeguata per la natura dell'animale. E quindi, ripeto, al momento ci sono dei precedenti giurisprudenziali, fior fior di regolamenti, ripeto, comunali, che vietano la detenzione in questo modo, e perché no, magari un giorno ci ritroveremo poi con qualche disposizione ad hoc che appunto disciplini anche la tenuta, diciamolo così, di questi animali, che effettivamente vengono sottoposti veramente a viaggi, possiamo dire, lunghi, mi viene da dire infernali, per poi finire cucinati in un certo modo e ovviamente nel frattempo tenuti in questa situazione assolutamente inadeguata. Volevo concludere appunto con questa fattispecie appunto particolare, quindi vedete bene che 727 va a appunto interessare anche animali di questo tipo. Sicuramente ci risentiremo con un'altra puntata di Animal Lawyer, e io invito, se avete interesse, a consultare magari anche un po' quello che ho esposto, quello che, insomma, andiamo a pubblicare sul nostro sito di OIPA Italia, www.oipa.org. Ci sono anche i miei riferimenti email, se, perché no, avete qualche caso particolare che avete seguito, che vi ritrovate e volete confrontarvi, la mia mail è sempre aperta. Ci risentiamo alla prossima, grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Animal Lawyer, lo spazio dedicato al diritto animale, insieme a Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale OIPA Italia, trattiamo le questioni legali legate alla tutela degli animali e del loro rapporto con l'uomo, solo su Uslo Web Radio.